punto di vista sociale di onore, perché la maternità è evidentemente considerata un onore. Il bambino che nasce non ha nessun potere, è in mano di tutti. Quindi c'è una specie di scala discendente, ma è evidente che per San Luca la scala vuole rovesciare. Quel bambino è il centro di tutto, Maria è in funzione di lui, Giuseppe è in funzione di Maria che è in funzione di Gesù. Se Quirinio ha mandato fuori l'ordine di censimento è perché Giuseppe doveva andare a Betlemme, perché il Messia deve nascere a Betlemme. E se Augusto ha ordinato il censimento per tutta la terra è perché Gesù nasce a Betlemme. È un modo un po' strano di vedere la storia, ma l'ottica di Luca è quella. Vuol dire, è il potere grande, alla fine devono essere al servizio del piccolo, di quel bambino che nasce, perché il potere serve per quello, perché qualcuno ha potere, evidentemente per difendere quelli che il potere non ce l'hanno. I forti non hanno bisogno di potere perché se lo fanno per conto proprio, ma i deboli hanno bisogno che ci sia qualcuno che si prende cura di loro. E il senso della nascita di Gesù in una condizione di debolezza dice questo, dice che alla fine è quello che è importante nella storia, sono gli umili, i poveri, i deboli, e che se vogliamo capire il significato del potere che esiste, dell'autorità che c'è e che deve funzionare, lo dobbiamo intendere così, ha una sua funzione proprio perché permette ai piccoli di esistere, perché li difende, perché apre a loro delle possibilità. E questa logica qui nel Vangelo è costante. Fino alla prospettiva ultima della vita di Gesù, anche la vita di Gesù è fatta in questo modo. San Paolo nella lettera ai Filippesi, dopo finito la predica, nella lettera ai Filippesi fa la carriera di Gesù raccontandola così: è presso Dio, nella forma di Dio, si fa uomo, poi si fa servo, poi si fa servo fino alla morte, poi sceglie la morte di croce, cioè la morte più umiliante. È un cammino discendente, ma è proprio questo il cammino vero della carriera. E fare carriera, dall'ottica del Vangelo, vuol dire trasformare la propria vita, più che si può, in una vita che faccia vivere gli altri, che crei del bene, che produca della gioia, della vita, della serenità,